Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il crescendo al 130 full perk, il nuovo cecchino del set da paura. Allora, innanzitutto l'estetica di questa arma, raga, a me piace tantissimo. Il microfono spaccato che funziona da ottica del cecchino è qualcosa di fantastico. E poi il pianoforte sulla canna, secondo me, è il tocco di classe. Ma sarà all'altezza del gameplay di Salva al Mondo o sarà il solito cecchino messo così tanto per occupare uno spazio? Lo scopriremo subito insieme. Allora, questo è il settaggio di perk che ho preferito utilizzare. Danni, elemento fisico, livello critico e danni critici, così lo andremo a provare alla potenza massima. Anche perché qual è la particolarità di questo cecchino? Oltre comunque ad avere 5 colpi in canna, è possibile caricare questi colpi, cioè noi possiamo tenere premuto il tasto di fuoco, il colpo si carica nel cecchino e spariamo un colpo che ci consuma tutto il caricatore, o quasi. Dipende quanto teniamo premuto il caricatore. Con questo colpo quindi strapotenziato noi cercheremo di infliggere il maggior danno possibile e vedere quanto più o meno riusciamo ad arrivare. O se no decidere di sparare comunque un colpo singolo alla volta, eccetera eccetera. Secondo me è un'arma ottima anche da dare ai difensori questa. Non trapassa i muri, è vero, quindi non potrà avere l'utilità che hanno altre armi, però avendo 5 colpi ha modo il difensore di spararne veramente tanti. Passiamo al gameplay. Allora, di questo cecchino, come vi dicevo, mi piace il fatto che comunque possiamo tenere caricato il colpo e infliggere molto più danno rispetto a un colpo singolo. D'altra parte, comunque essendo un cecchino, se ci pushano in quantità ci troveremo molto molto svantaggiati. Lo sapete voi stessi, comunque giocando coi cecchini una cosa che veramente ci darà fastidio sono i piccoletti che ci pushano in qualsiasi situazione. Potete usare 3 differenti cecchini eccetera eccetera, ma comunque si sa, utilizzando questo tipo di cecchini in mano non abbiamo modo di difenderci molto bene. Ecco perché mi tocca comunque girare con un super trinciatore in mano e tenermi alla larga da quelli che sono i piccoletti. Però a parte questo, il cecchino mi sembra infliggere veramente tanto tanto danno. Comunque, ora proviamo questo cecchino boostati da dei compagni. E oggi c'è anche una bella missione di livello alto. Abbiamo il milione di danno, il primo milione di danno fatto con questo cecchino. Ottimo, mi piace. Un altro milione al taker. E ovviamente quei piccoletti, vabbè, ho il soldato, uso le abilità, raga. Smasher che dorme. Vediamo subito quanto riusciamo a infliggere. 1.400.000, ottimo, ottimo danno, devo dire. Nemici al 174, vediamo quanto riesco a infliggerli. Speriamo di prenderlo. Questo era un bel danno, l'ho one shottato al 174, raga. Allora, pregi e difetti di quest'arma secondo il mio punto di vista, raga. Ovviamente per chi non utilizza mouse e tastiera, diciamo che mirare, tenere mirato e soprattutto magari quando carichiamo sbagliare il colpo che abbiamo tenuto caricato, veramente ci limita molto. Non nascondo che con mouse e tastiera sarebbe alquanto più semplice. Però ovviamente basta avere anche una buona mira e tutto si risolve nel meglio.
Però secondo me è un punto da far notare, in quanto comunque, in quanto sbagliare il colpo caricato, comunque il colpo su cui facciamo affidamento che faccia veramente male, comunque dobbiamo ricaricare l'arma e la ricarica è abbastanza lenta se non ci mettiamo la perk di ricarica, eccetera eccetera. Però in sé non mi dispiace come cecchino, non mi dispiace come concetto. Anche come concetto da dare al difensore secondo me è ottimo. Ha comunque 5 colpi, il difensore ha modo di caricare il colpo, ha modo di sparare più colpi a raffica, ha modo di contrastarsi di più rispetto ad altri cecchini, ma anche meno rispetto all'obliteratore e il cecchino Leon che comunque trapassano i muri. Ovviamente raga non è neanche il cecchino più forte del gioco, non mi sento di dirvi questo, ci sono cecchini sia molto più utili e sia molto più forti. In quanto a utilità ovviamente non va bene neanche per Zenith, in quanto questo qui è fatto più per appunto danneggiare col colpo caricato, più per far ballare eccetera eccetera, quindi neanche per congelare, ma questo penso che lo abbiate visto voi stessi. Non serve un grosso ingegno per farvi capire che comunque per congelare il cecchino tubo vuoto resta sempre il migliore a parer mio. Poi c'è lo sparo manovella, altri colpo che sono ottime alternative, però quello è un discorso totalmente a parte. Dunque raga, io vi ringrazio di aver guardato il video, mi raccomando fatemi sapere con un commento cosa ve ne pare anche a voi di quest'arma. Io come al solito vi ricordo che potete supportarmi come creatore, vi ricordo anche di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e mi raccomando attivate la campanella perché presto arriverà una nuova serie. Bella bella!